prevedere i terremoti è impossibile, non è impossibile invece prevedere le conseguenze di un terremoto. E per poter prevedere le conseguenze di un terremoto è fondamentale conoscere come si comporterà il terreno sul quale sono costruite le case. Quelle che state vedendo si chiama stendimento in termine tecnico. Bisogna posizionare una serie di piccoli sismometri come questi, che registrano le vibrazioni del terreno anche prima che venga un terremoto, anche in assenza di terremoto, e ci permettono di stabilire quelle che sono le caratteristiche del sottosuolo che influenzano la risposta sismica locale, come viene definita in termine tecnico, ovvero se il terreno è particolarmente soffice, appoggiato su rocce dure, c'è un contrasto quindi fra questi sedimenti, le sabbie ad esempio, e la roccia, bene, in questi casi ci può essere una forte amplificazione del moto al suolo che si chiama effetto di sito. Ovviamente è molto importante che le case siano costruite bene, ma due case costruite allo stesso modo possono avere danni diversi proprio perché stanno su terreni diversi.